Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di Liga Actea Sport TV. Si è appena conclusa la seconda giornata del torneo Liga Actea e siamo qui in compagnia di Marco Proietto per la parte tecnica. Ciao Alessia. E del nostro ospite Michele Pellegrino della Officina 365, Planet 365. Ciao. Allora, andiamo a vedere un attimo nel dettaglio cosa è successo in questa seconda giornata. Allora, occupiamoci della Liga Spagna e andiamo a vedere nel dettaglio i risultati. Dunque, la prima partita è stata quella tra ABS Gioielli e Aquileia sul risultato di 3-2. Poi abbiamo la S Informatica contro la Cireale che si è conclusa sul risultato di 1-4 e infine Ottica Ventura e SOS PC che è finita sul risultato di 4-3. Per quanto riguarda la classifica, abbiamo BS Gioielli ed Cireale con 4 punti, Chiosco Aquileia, AS Informatica e Ottica Ventura sul risultato di 3 punti, mentre SOS PC con 0 punti. E andiamo un attimo da Marco che ci spiega nel dettaglio cosa è successo. Allora Alessia, come appena detto, classifica abbastanza corta perché vede a 4 punti BS Gioielli e Cireale. Entrambe le formazioni che nella prima gara avevano pareggiato 1-1 trovano in questa seconda giornata una vittoria. Perde stavolta malamente il Chiosco Aquileia, aveva ben fatto nella prima giornata, però in questa seconda contro il BS Gioielli ha un po' fallito il match point, diciamo, perché era passato in vantaggio per 2-0 con la doppietta del Bomber e Pecorini, però poi con un calo pazzesco di concentrazione sono fatti rimontare in finale grazie alla doppietta di Boga e di Pellegrino. Invece ancora fermo a 0 punti è l'SSVC che, malgrado la bella prestazione anche il gol del capitano Barcella, ancora non riesce a trovare la vittoria, sperando per loro di trovarla nel proseguo. Comunque inaspettatamente abbastanza equilibrato come girone. Da sottolineare comunque anche la bella prestazione della Cirale, una squadra nuova del torneo che comunque fino adesso ha espresso un buon calcio, anche perché la squadra è formata da ragazzi abbastanza giovani che la mettono soprattutto sul piano fisico, perché corrono tanto, hanno tanto gamba e anche bravi tecnicamente. Ok, grazie. Andiamo a vedere invece il secondo girone, Liga Italia. Dunque, la prima partita è stata quella tra Andrea Manera e Perfect, che si è conclusa sul risultato di 6-5. Blue River Karma un pareggio, 3-3. Officina Planet 365 contro Rosalpe Viaggi, 6-4. Per quanto riguarda la classifica, abbiamo al primo posto l'Andrea Manera con 6 punti. Poi Blue River 4 punti, Officina Planet 365 3 punti, Karma 1 punto e infine Rosalpe Viaggi e Perfect a 0 punti. Ricordiamo che Karma e Officina Planet 365 hanno una partita in meno. Marco, cosa ci dici a proposito di questo girone? Allora, di questo girone innanzitutto dobbiamo dire che già sin dall'inizio si sapeva che era il classico girone di ferro. Infatti su delle tre squadre ne fanno parte. C'è da dire che ne passano 5, ma comunque sono tutte 6 squadre che in base anche all'organico potranno e sicuramente saranno le squadre che arriveranno, si spera comunque, fino alla fine del torneo. Infatti diciamo, i match della giornata erano proprio, facevano parte di questo girone, perché prima si scontravano Karma e contro Blue River, partita conclusa in pareggio 3-3. Entrambe le squadre hanno giocatori nella propria rosa di alto livello. Ricordiamo che Karma per buona parte è composta da giocatori che negli scorsi anni sono arrivati in finale, ricordo su tutti i fratelli Barbagallo nonché il Ninja, Blue River comunque nella scorsa edizione ahimè è uscito in semifinale, comunque squadre di ottimo livello. Mentre l'altra partita di cartello era appunto Atletico Rosalpe contro Officina 335. Qui con noi infatti l'ospite Pellegrino, che poi anche lui ci racconterà la sua partita. Dopo avremo modo di parlargli, di fare qualche domanda. Anche questa è una bella partita, conclusa con il solo di 6-4, però anche qui giocatori di tutto livello. Forse un po' bugiardo il risultato, non che è demeritato da parte di Lanzafame e compagni, però un po' bugiardo, infatti Atletico Rosalpe era senza il portiere, quindi questo inevitabilmente ha un po' influito sul risultato finale. Ciò, ripeto, non toglie che la vittoria è stata meritata per Pellegrino e compagni. Come abbiamo detto, anche a punteggio pieno invece Manera Parrucchieri, che trovano per la seconda vittoria consecutiva
e questa volta trascinati da uno splendido Scudo, autore di 4 gol, che hanno archiviato la partita perfect. È da sottolineare che comunque sono riusciti anche a imporre il proprio gioco nonostante l'inferiorità numerica dovuta all'infortunio di Cocimano già nel primo tempo. Ricco di emozioni quindi questo girone. Sì, molto interessante. Bene, andiamo avanti invece, la Liga Inghilterra. Allora, la prima partita è stata quella della Star Betting 365 contro la Polytech Piscine, che si è conclusa sul 7-2. Teramo 24 contro Insalaco Team invece 8-0. Regal Butiana PSG 5-1. La classifica invece è la seguente: Star Betting 365 a 6 punti, Teramo 24, Regal Butiana e Insalaco Team 3 punti, PSG, Polytech Piscine 0 punti. Ricordiamo però che Teramo 24 e Regal Butiana hanno una partita in meno. Marco, cosa è successo? Allora, anche qui notiamo che Star Betting 365 è a punteggio pieno, infatti Aiello e compagni hanno trovato la seconda vittoria battendo agevolmente i diretti avversari. C'è comunque da sottolineare, come ben detto, che Teramo 24 e Regal Butiana, che hanno vinto la prima partita, ne devono recuperare uno, quindi diciamo ancora potrebbero agguantare in testa Star Bet 365. Da sottolineare purtroppo anche qui ancora il zero nella casella punti per il Polytech Piscina, anche loro veterani di questo torneo. Quest'anno inspiegabilmente dal mio punto di vista come non sono riusciti ancora a esprimersi in toto e bene sul campo. Sicuramente Capitan La Rosa riuscirà nelle prossime partite a tirar fuori il meglio dalla propria squadra. Ancora anche a 0 punti il PSG, squadra nuova del torneo, che ancora ha forse sta avendo difficoltà a calarsi nel torneo perché comunque il livello è abbastanza alto del Ligartea, ma se non riescono un po' a inquadrarsi, soprattutto a innestare qualche innesto ottimo, la vedo veramente brutta. L'ultima è Insalaco Team, che comunque dopo la vittoria della prima giornata quest'oggi perde, però ci può stare, ma sono fiducioso per loro. Va bene, grazie. Analizziamo l'ultimo girone, Liga Germania. Dunque, la prima partita, il Bona contro Consolo Team, si è conclusa col risultato di 5-3. Inter Eurobet 6-1, Intoccabili contro 40 gradi 8-0. La classifica, il Bona a 6 punti, Eurobet, Consolo Team, Inter e Intoccabili a 3 punti e infine 40 gradi con 0 punti. Ricca di gol quindi questa Liga. Cosa è successo? Marco. Sì, questo possiamo definire il girone dell'incertezza, nel senso che a parte la squadra del Bona che è a punteggio pieno, tutte le altre a eccezione punti. Di 40 gradi fatta sono tutte a 3 punti. Questo vuol dire che ancora tutti i giochi sono aperti, che il girone è abbastanza equilibrato e che comunque forse anche la carenza momentanea degli organici sta incidendo. Mi viene ad esempio come esempio la squadra di Consolo Team, che solitamente nei gironi stenta o quantomeno ad aggiungere la qualificazione, anche perché i giocatori cosiddetti titolari arrivano poi nelle partite che contano, quindi possibilmente questo, come succede per Consolo Team, ma anche sicuramente per le altre squadre. Quindi una volta acquisita la certezza del passaggio al turno, sicuramente molte squadre li vedremo cambiare sia in campo che nel volto. Va bene, grazie mille. Allora, se tu sei d'accordo, andrei a parlare subito col nostro ospite, Michele Pellegrino. Dunque, ricordiamo la squadra Officina Planet 365. Innanzitutto cominciamo col dire che sei un veterano di questo torneo, hai giocato per ben 6 volte la finale, ne 5, ok, ne hai vinte 4 e persa una, se è corretto. E hai giocato sempre col numero 10, mi dicevano, quest'anno invece col numero 5. Come mai questo cambio? Un sogno, perché in squadra il nostro allenatore Danza Fame, che salutiamo, è lui che organizza la squadra e tutto, ha dato lui i numeri. C'è Andrea Perez che ha sempre avuto il 10 nella sua squadra e per me non fa differenza. Poi ho sempre vinto con il 10, l'anno scorso ho perso, quindi cambiamo quest'anno. Vabbè, raccontaci un po' di questa partita, cosa è successo, quali sono stati i momenti salienti? C'è stata una partita, come diceva lui, un po' tra virgolette falsata, perché loro erano senza portiere. Loro sono un'ottima squadra, noi
vinciamo 2-0 dopo 10 minuti, poi l'hanno pareggiato 2-2. Il primo tempo appunto abbiamo preso 2-2, ma appunto l'assenza del portiere si faceva sentire. E al secondo tempo abbiamo messo subito la partita, subito sulla vittoria, vincevamo 6-2 e poi alla fine abbiamo un po' mollato, per fine 6-4. Noi siamo del tutto una squadra nuova, e almeno per me è il primo anno che gioco con tutti loro, e cerchiamo di, dobbiamo ancora conoscerci bene per essere una buona squadra. Infatti, volendo scendere un po' nel dettaglio tecnico, ieri abbiamo notato comunque che eravate bene o male disposti così in campo, con Bonelli e Nicefore sulla linea di difensiva, tu e Nicola che vi avvicinavate al centrocampo, per l'unica punta attualmente Ligandi in attesa di Patenè. Diciamo che questo sarà sempre lo schema tattico che andrete a disporre in campo, oppure avete altre alternative tattiche in base anche all'avversario che andrete a incontrare? Queste cose tecniche le dice Zafame, decide. Però per me non ci sono problemi, perché io gioco sia avanti che dietro, così come c'è Peppe Condoreglio o Andrea Perzi, che possono giocare o nelle fasce o come terzini o come centrocampisti. Poi noi ci mancava un attaccante di ruolo, che è Mauro Patanè, l'ha fatto Angelo Ligandri, che è sempre una punta, ma non è una prima punta, diciamo. E l'ha sostituito bene, possiamo dire, visto la doppietta di ieri. Ha sostituito la tripletta di Ligandri, sì. Poi è il primo anno che gioco con Antonio Musumeci, che ha fatto ieri, penso, una grandissima partita. Sì, ottimo portiere. Poi aspettiamo che abbiamo amici con Zappalà, che penso che la prossima partita sarà dei vostri. Speriamo che sarà dei nostri. Quindi per costruire il cosiddetto muro difensivo con Bonelli e Zappalà? Sì, dovrebbe esserci anche Alfio Chiavaro, ma ancora è tutto da vedere. Diciamo che quest'anno volete vincere questo torneo, allora? Guarda, io non parlo perché sono nuovo nella squadra, però allora io gioco sempre per vincere, quindi cerchiamo di vincere il torneo. E questo è il lavoro che penso vi facciamo un po' tutti, come a voi e a tutte le altre squadre. Ma quindi una scommessa, ancora siamo alla seconda giornata, però ce la farete ad arrivare a questa finale? Spero che sia. Basta con questa scaramanzia. Penso che con la lanza fame si va sempre fino al fondo. Va bene, speriamo, noi ve lo auguriamo. Puoi brindare la seconda volta dopo la conquista della C1 in calcio a 5, vince anche il torneo? Speriamo di sì. E speriamo che questo numero 5 porti fortuna. Speriamo che questo numero 5, che è un nuovo importante a calcio a 5, tra l'altro, porta fortuna anche a calcio a 7. Vabbè, allora con questo augurio io ti saluto e complimenti ancora per la prestazione tua, personale e di tutta la squadra. Grazie. Grazie mille. Ok, io direi un attimo allora di andare a vedere le prossime partite, girone per girone. Dunque, per quanto riguarda la Liga Spagna, avremo lo scontro tra Chiosco Aquileia e Acireale, AS Informatica contro SOS PC, Ottica Ventura contro BS Gioielli. Mentre per quanto riguarda la Liga Italia, avremo Blue River contro la squadra del nostro Michele, Officina Planet 365, poi Andrea Manera Parrucchieri contro Karma, Rosalpe Biaggi contro Perfect. Infine abbiamo la Liga Inghilterra e giocheranno Star Betting 365 contro Teramo 24, Regal Butiana contro Insalaco Team, PSG contro Polytech Piscine. Per la Liga Germania avremo gli Intoccabili contro Inter, 40 gradi contro Il Bona, Eurobet contro Consolo Team. Io colgo l'occasione intanto per salutare il nostro ospite, grazie mille di essere stato qui grazie con noi, auguri per la prossima partita, e saluto il mio collega tecnico Marco Proietto. Ciao Alessia, ciao a tutti. E grazie mille di essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!